L'ambiente è l'irripetibile storica occasione delle ingenti risorse nel piatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono i due cardini sui quali poggia il progetto Un futuro possibile per la montagna pistoiese, elaborato dalla CGIL con l'ospizio Sindacato Pensionati. Progetto che identifica con possibili soluzioni punto per punto le necessità irrinunciabili per il rilancio di questo territorio, dalla sanità alle strade al decoro urbano. Come volano di sviluppo ha indicato il turismo e al primo punto per questo si propone che la montagna pistoiese si presenti finalmente come un unico territorio. Abbiamo buttato giù questo progetto dall'Acquerina alla montagna pistoiese perché le istituzioni, perché i privati, perché le associazioni del volontariato si mettano insieme per fare squadra finalmente e offrire un pacchetto unico al turista che vuole venire da noi. Ci vuole un numero unico di telefono, un unico sito internet, un'unica pagina Facebook che rappresenti la montagna pistoiese, dove chiunque possa trovare le risposte che cerca. Sapere che ci sono sentieri, ci sono cooperative di giovani che possano accompagnare, ci sono alberghi, pensioni, rifugi, bivacchi a disposizione. Il progetto sarà illustrato alle istituzioni e ai cittadini sabato pomeriggio alle 16 con un incontro nella sala pubblica assistenza di Campo Tizzoro. Chiederemo di aprire un tavolo che veda riuniti tutti gli attori coinvolti, le istituzioni, le aziende, le cooperative, le organizzazioni sindacali, le associazioni del terzo settore e del volontariato, insomma, tutti a un tavolo per vedere come realizzare questo progetto, perché è l'ultima possibilità che abbiamo per tentare di rilanciare la montagna pistoiese.